Benvenuti e ben ritrovati a tutti voi, siete connessi sulla Web TV Global Community Web TV del sito internet raffaellebarone.it. Allora, questa sera, come vedete dietro nello schermo, c'è una tromba e un jazzista. Presentiamo un evento particolare per il nostro sito. Abbiamo assistito insieme a un bellissimo concerto di Enrico Rava a Catania. E quindi volevamo condividerlo con voi. Siamo riusciti proprio a registrare tre pezzi che sembrano troppo preziose per non condividere con voi. E volevo chiedere a Alessio come partecipare a questo primo concerto jazz a Catania. Com'è stata per te questa esperienza? Ma io vorrei racchiudere questo concerto con un semplice concetto, io l'ho definito come un cocktail emotivo, molto semplice, perché il cocktail è un infuso, non è altro che un infuso di tanti sapori. Voglio racchiudere solo così. Quindi a me ha fatto piacere, andando con Alessio, ascoltare questo concerto. Intanto, da chi ha organizzato questo concerto, è stato organizzato da questa organizzazione che non sapevo che c'era a Catania, invece abbiamo scoperto che c'è Brass Jazz Club di Catania, che è di fronte alla Piazza Teatro Massimo, di fronte al Teatro Massimo di Catania, in via La Cartiera, e lì organizzano eventi di jazz di livello sia regionale che internazionale. Non mi sembrava vero che poter ascoltare Enrico Rava a Catania. Chi è Enrico Rava? Enrico Rava è uno dei più grandi jazzisti italiani e uno fra i più conosciuti e più apprezzati nel mondo. L'anno scorso è stato premiato come uno dei migliori dischi più belli a livello internazionale. Dopo Wynton Marsalis, forse insieme a Wynton Marsalis, è uno dei più grandi artisti che c'è sulla scena internazionale. Enrico Rava ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, ha fatto concerti in tutto il mondo, è un caposcuola italiano, ha suonato con i più grandi jazzisti italiani, e questi tre pezzi che siamo riusciti a captare quella sera vogliamo condividere con voi. Quindi vogliamo condividere da un lato questi tre bellissimi brani che sono di musica jazz ma anche di musica contemporanea, e poi questo ambiente, questo piccolo localino molto accogliente, dove si può cenare, fare un cocktail, come si dice, e ascoltare buona musica. Naturalmente Enrico Rava è eccezionale, è un caposcuola, e quella sera abbiamo ascoltato due giovanissimi che hanno suonato insieme a Enrico Rava, che sono Dino Rubino, che suona al piano, e penso che ci saremo altre volte ad ascoltarlo, possiamo andare a registrarlo, e Giuseppe Asero, che suona il sax, che presenterà nei prossimi mesi, mi pare, il suo primo disco. E poi a me sono sembrate due esperienti, bravi veterani della musica jazz siciliana, che sono Mimmo Cafiero alla batteria e Nello Toscano al contrabbasso. Quindi vi facciamo ascoltare questi tre pezzi. Che cosa vuole dire Alessio? Voglio semplicemente dire buona visione a tutti. Thank you.
Thank you.